Me la immagino come una città ben ricostruita, nella quale poter sviluppare l'economia scaturente dalle conoscenze tecniche e innovative del processo di ricostruzione, in combinazione, in partnership con le istituzioni universitarie, culturali e di ricerca di questa importante e splendida città. Insomma, un'intuizione felice quella che oggi viene discussa qui all'Aquila, che mi auguro possa prendere corpo con decisioni importanti che nel prossimo futuro. Il rispetto delle regole costituisce un presupposto essenziale non soltanto per una buona e corretta ricostruzione, ma anche per stimolare lo sviluppo futuro della città dell'Aquila e dell'Abruzzo. Insomma, legalità come risorsa per lo sviluppo. Occorre formazione continua da parte degli operatori del settore, della comunicazione, i giornalisti, ma anche delle famiglie, i genitori, affinché possano essere formati sui nuovi strumenti di comunicazione, sui pericoli della rete, ma anche delle opportunità, perché noi abbiamo dato un taglio a questo incontro anche positivo, affinché si possa sfruttare sempre di più il mezzo, si possano sfruttare le occasioni che il mezzo offre, quello di internet. Le difficoltà aumentano, i casi drammatici che coinvolgono i minori sono sempre più grandi, di numeri sempre più elevati, e noi abbiamo per questo avviato dei progetti importanti come Corecom Abruzzo, non solo la formazione continua ma anche lo sportello della Web Reputation dedicato a tutti gli abruzzesi che si sentono violati nella propria reputazione online, ma mi piace anche ricordare la formazione agli insegnanti con le università abruzzesi sul tema della Meducation. Noi registriamo nell'ultimo periodo la pubblicazione di foto e video che sono altamente offensive della moralità, dell'etica e soprattutto della dignità proprio del minore, e in questo caso interveniamo. Ovviamente anche oggi abbiamo coinvolto la polizia postale e tutti gli organi di sicurezza che possono intervenire in tempo reale, cancellare immagini, video e intervenire anche su chi le pubblica in maniera sconsiderata. E bisogna però essere pronti a tutto, soprattutto in una rete che non ha regole a oggi scritte, che possono creare problemi a tutti i minori in particolare.